Oggi tocchiamo la Calabria e siamo in collegamento con il dottor Enzo De Filippo, presidente Federfarma Calabria. Con lui parliamo di un progetto di monitoraggio cardiovascolare che ha coinvolto in particolare le farmacie di Catanzaro. Buongiorno dottor De Filippo, benvenuto buongiorno su Radio QRS. Buongiorno, tutto bene? Bene, grazie. Ecco, oggi parliamo appunto di questo progetto di monitoraggio cardiovascolare. Sappiamo benissimo quanto le farmacie siano fondamentali anche per quanto riguarda la cultura della prevenzione, oltre tutti i servizi che forniscono ogni giorno ai vari utenti, ma sulla cultura della prevenzione vanno forte tutte le farmacie nazionali e anche le farmacie di Catanzaro. Da cosa è nato il progetto di monitoraggio cardiovascolare di Federfarma Catanzaro, dottor De Filippo? Sì, guardi, noi il 31 maggio abbiamo presentato un nuovo progetto di monitoraggio cardiologico e lotta alle malattie cardiovascolari. Sicuramente nasce da tre obiettivi: il primo è quello di promuovere la prevenzione, il secondo è sicuramente contribuire all'individuazione precoce della patologia e il terzo è rafforzare l'immagine della farmacia come presidio di servizio. Quindi abbiamo presentato un progetto acquistando tre device, per device intendiamo due o tre pressori e un altro cardiaco. Ecco, quindi ovviamente anche le farmacie di Catanzaro impegnate in prima linea per quanto riguarda la prevenzione. E in che modo si svolge? Quali sono gli attori coinvolti a proposito di questo progetto? Gli attori coinvolti sono Federfarma Catanzaro, HTN che è il partner ufficiale di Federfarma Catanzaro e col supporto incondizionato di una società di medicinali. Ecco, e quindi alla luce della trasformazione delle farmacie in farmacie dei servizi, quanto sono importanti da questo punto di vista le varie iniziative di screening, di prevenzione che vengono proposte ciclicamente dalle farmacie e anche da Federfarma Catanzaro? Sicuramente sono molto importanti, diciamo che la farmacia dei servizi in Calabria e a Catanzaro è una realtà. Col decreto legislativo 2009 la farmacia dei servizi ha preso piede in Calabria e l'acquisto di questi device, degli oltre pressori e degli oltre cardiaco ne dà atto. Come si svolge il progetto? Il progetto che la farmacia aderente a Federfarma Catanzaro che ne ha strettamente bisogno si può rivolgere a Federfarma e richiedere il presidio per fare affinché il nostro cliente utente paziente faccia l'esame. E per quanto tempo è valido poi questo progetto? Il progetto è valido per 3 anni e niente, 3 anni. 3 anni. E ci sono anche altri progetti, altre campagne di screening e di prevenzione che vengono organizzate da Federfarma Calabria, da Federfarma Catanzaro in questo particolare contesto? Abbiamo organizzato altri progetti di screening, quali quello del tumore colon retto e quello della malattia cefalgica del mal di testa. E comunque riuscite a trovare sempre anche una risposta? Come valutate la risposta della cittadinanza? Sono, immagino, delle campagne che vengono apprezzate. Sicuramente positiva, le dirò, abbiamo fatto anche l'emoglobina glicata su 100 persone. Abbiamo trovato 20 pazienti con l'emoglobina glicata alterata. Quindi questo solo a Catanzaro? Sì. Quindi sicuramente capita spesso quindi che molte persone magari abbiano dei problemi che non sanno di avere e li scoprono grazie alle farmacie. Certo, con lo screening in farmacia riusciamo a risolvere un pochino di problemi. Ecco, quindi questo progetto durerà per 3 anni e durerà continuativamente per tutto l'anno solare fino al... Tutto l'anno solare, sì, per 3 anni tutto l'anno solare. Ci sono anche i numeri sulle farmacie aderenti al progetto? Farmacie aderenti alle farmacie, oltre alle farmacie aderenti che abbiamo già i nostri device in farmacia, possono partecipare tutte le farmacie della provincia di Catanzaro. Quindi basta... Analogo progetto per... Onestà intellettuale l'ha fatto Federfarma Crotone acquistando degli elettrocardiografi. Quindi qualunque farmacia voglia partecipare a questo tipo di progetto, basta contattare Federfarma Catanzaro. Basta contattare Federfarma Catanzaro e la segretaria, la collaboratrice, farà avere alla farmacia i device occorrenti. E il modo di accesso che hanno gli utenti della farmacia? Si possono recare in farmacia e direttamente fare l'esame? Possono recarsi in farmacia e richiedere l'esame o l'alter pressore o l'alter cardiaco, non c'è CUP, c'è solo il ticket da pagare che di solito è uguale a quello dell'ASP, dopo 24 ore si è referto in farmacia. Medici ospedalieri, 10 anni di attività,
diretti dal professor Bisenti. E quindi poi i risultati vengono inviati a... I reperti vengono inviati direttamente in farmacia. Beh, è molto importante comunque questo tipo di programma. Io ricordo che un mesetto e mezzo fa abbiamo parlato qui a Buongiorno in Farmacia proprio di un caso che si era svolto, insomma, in una farmacia di Ascoli Piceno, della provincia di Ascoli Piceno, in cui venne scoperto un infarto in corso di una donna che si era sottoposta a un esame proprio in farmacia. Quindi sicuramente sono lodevoli sempre di più questi progetti e speriamo che tante realtà, come già accade, ma sempre di più, prendano esempio anche dai progetti e dal progetto di Federfarma Catanzaro e quindi proporli ai propri utenti. Dottor De Filippo, un'ultima battuta: avete già in cantiere altri programmi di screening, altri progetti da far partire da qui al prossimo futuro? Per adesso no. Ok, chiaro. Vabbè, abbiamo comunque questo progetto di screening cardiovascolare, quindi certo. È molto importante, sono 3 anni, quindi sicuramente di incentivare la forma mentis della prevenzione, quindi andiamo avanti. Anche perché ricordiamo che le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte al mondo, quindi certo, evidentemente certo. Oddio, c'è un progetto che vorremmo fare a settembre-ottobre, è quello delle malattie venose. Lei sa benissimo che le malattie venose sono la seconda causa di mortalità in Italia, le malattie cardiologiche il 33%, le malattie venose il 32%, quindi stiamo lavorando parecchio affinché a settembre-ottobre riusciamo a fare questa specie di screening. Allora io mi segno sul calendario richiamare il dottor Enzo De Filippo intorno al 10 di settembre, così ci riaggiorniamo anche su questo progetto. Dottor De Filippo, è stato un piacere averla nostro ospite. Grazie. Buongiorno in farmacia, buona giornata, a risentirci. Grazie altrettanto, buongiorno. Buongiorno. Grazie ancora quindi al dottor Enzo De Filippo, presidente di Federfarma Calabria. Abbiamo parlato con lui di questo progetto importante, monitoraggio cardiovascolare di Federfarma Catanzaro, tanti progetti anche di Federfarma Catanzaro, ci ha detto appunto quello sull'emoglobina glicata. Molte persone, molti utenti della farmacia avevano scoperto di soffrire di una condizione particolare a proposito dell'emoglobina glicata senza saperlo. Immaginiamo quanto anche il progetto di monitoraggio cardiovascolare possa essere importante da questo punto di vista, far luce su condizioni che magari gli utenti, i pazienti, le persone che entrano in farmacia non sanno di avere, di soffrire. Quindi sicuramente da questo punto di vista un plauso al dottor Enzo De Filippo, presidente Federfarma Calabria e Federfarma Catanzaro, per questa organizzazione e questo progetto. Con questo chiudiamo il Giro d'Italia in Farmacia di oggi.